Gianluca Grignani cantava un po' di anni fa questa canzone, caro Don Davide, che saluto oggi qui con me questa mattina, questa giornata molto molto particolare, giornata del 2 novembre, mercoledì, questo 2016, abbastanza strano, stanno succedendo un bel po' di cose, Don Davide, tra i terremoti, tra, insomma, sì, sì. Diciamo che non manca nulla in questo momento sulla nostra splendida, perché poi lo è, terra. Non manca nulla, ma non manca neanche il buon proposito di pensar bene, perché necessariamente ci vuole. Sì. Anche in questa giornata. Ecco, il giorno dei morti, il 2 novembre, molta gente si precipita al cimitero. Mm-hmm. Ma perché soltanto in queste giornate? Cioè, secondo te, perché non tutti, ovviamente, c'è molta gente che non aspetta altro che il 2 novembre per correre al cimitero, quando invece poi potrebbe andare anche tutti i giorni, no? Ma io credo che ognuno di noi vive, ha una memoria e non può cancellarla. Non abbiamo nella nostra testa un cestino del desktop, quindi abbiamo necessità di fare memoria, ricordarci da dove veniamo e chi siamo, e punto, le persone che amiamo e che abbiamo amato e che per noi sono state importanti. Quindi almeno una volta all'anno si va al cimitero. Ma perché si commemora proprio il 2 novembre? C'è proprio questo giorno? È un fatto storico, dell'abbazia di Cluny, andiamo nono secolo, e vanno un po' queste cose per tradizione, poi si fanno, e in questo, diciamo, calderone di tradizioni non possiamo non citare la nostra tradizione, quella che è dei regali per i bambini in questo giorno di morti. Strano, perché si parla di regali e dall'altro lato c'è anche la tristezza. E infatti, questa tristezza, questo dolore, ecco, come si affronta? Perché non è facile, soprattutto certo. Nelle giornate come quella di oggi. Beh sì, io dico sempre una cosa: se tu ti vuoi addolorare meno il giorno dei morti, vacci più spesso al cimitero durante l'anno. Ecco. Perché così ricordi anche le cose belle, più che dolore è più un ricordo anche delle cose passate insieme, delle memorie che appartengono a noi. Guardate, è importante, non è farsi del male andare al cimitero, è ritrovare noi stessi. Certo, a volte c'è un velo di malinconia, di tristezza, ma guardate, abbiamo bisogno di ricordarci da vivi e da morti, perché siamo importanti. Molti magari pensano, sì, ma io se ho qualcuno da ricordare lo ricordo a prescindere dal cimitero, perché lo ricordo nel mio cuore. Beh sì, questo entra quello che chiamo nell'amore platonico. L'importante è quando lo ricordo. A volte nei ricordi non bastano le fotografie, a volte non basta il momento in cui noi siamo per conto nostro in una stanzetta o per i nostri fatti, con i nostri pensieri. C'è bisogno di qualcosa da condividere insieme, e la Chiesa te lo ricorda nella sua, diciamo, sapienza, con tutti i pro e i contro, ma in questo veramente sapiente, perché se non fissasse se non avesse fissato una data simile, noi avremmo dimenticato anche il 2 novembre. È vero, è vero. Noi ci fermiamo giusto un attimo con Don Davide, torneremo tra poco. Se volete interagire con noi, 380 19 33 500. Continuiamo con la musica, c'è Francesco Gabbani. Ecco, dovremmo mandare fuori diretta di quando parliamo anche con Don Davide, una persona splendida che sicuramente avrete modo di conoscere nel corso di questo appuntamento, e chissà. E chissà Paola. C'è una canzone bellissima, chissà, però. Va bene, siamo una radio italiana, quindi parliamo di musica italiana. Salutando Don Davide ancora una volta, buongiorno. Vi ricordo che potete anche inviare i vostri messaggi al 380 19 33 500. Caro Don Davide. Yes. Noi abbiamo tanti amici in ascolto. Per esempio, ce n'è uno che saluto che si chiama Peppe o Peppone. Sì. Che salutiamo, che penso ci stia ascoltando, quindi mandiamo un saluto, un grande saluto, un grosso abbraccio, come diciamo noi e come lo scriviamo negli SMS, ma poi non lo facciamo mai, te lo prometto, ti verrò ad abbracciare, ecco. Ciao Peppo. E poi vorrei anche salutare con te quest'oggi molta gente che in questo momento ci sta ascoltando, sicuramente ci sono anche degli ascoltatori fedelissimi di Studio 90 Italia
che magari stanno vivendo un momento un po' più triste questa mattina. Quindi li abbracciamo forte anche a loro. Parlavamo di tristezza, fra virgolette, in questi giorni, di ricordi. Ma come si fa a vivere la tristezza in un modo diverso, senza affliggersi troppo, secondo te? Qual è il segreto per riuscire a sconfiggere, a portare avanti questo momento? Ecco, perché quando si è tristi si spegne un po' tutto, si vede soltanto il buio, si vede soltanto il nero, e non so perché ogni volta che si è tristi si tende sempre a fare le cose tristi, ascoltare canzoni tristi, dedicarsi a dei pensieri sempre più tristi. Sì, uno si mette sotto un salice piangente, perché si crea anche l'ambiente, anche con gli alberi tristi, il salice. Beh, a parte la battuta, sì, sorridiamo, vabbè, e vedi, sorride, il momento triste, l'importante credo sia una classica cosa che lo dice un prete, lo dice in generale la vita, bisogna non rimanere soli, perché questa tristezza diventi in qualche modo filtro gioioso. Perché? Perché avviene, stando con le persone che si ama, stando insieme a una persona con la P maiuscola, che per me è, scusate la deformazione professionale, si chiama Gesù Cristo, ma anche chi non crede, ma ci mancherebbe, la dignità e la bellezza di che siamo e che sappiamo sprigionare distrugge la tristezza. E soprattutto cercate sempre, secondo me, ecco, secondo il mio pensiero, di sorridere e di vedere sempre le cose nel modo più positivo possibile, anche quando sembra tutto nero. Eh beh, certo, ma guardate, io credo che siete tutti fedeli telespettatori, anche no? Perché ci vedono, certo, cioè, è giusto ormai, scusate, è giusto. Scusatemi. Anche in questo momento potete vedere Don Davide Bruno su studio90italia.it in video. È un bellissimo vedere l'espressione di Paola 4, e questo ti fa cancellare tutte le tristezze. Anche io sono entrato con qualche tristezza a vedere lei che sorride con questa carica, che non significa che non è, anche lei non abbia le sue di tristezze, però vedete, abbiamo bisogno di stare l'uno con l'altro vicini, perché questa tristezza può diventare miracolosamente gioia, e lo è. Abbiamo tutti sicuramente un grande disperato bisogno d'amore. Ci fermiamo un attimo. Studio 90 Italia. Studio 90 Italia, solo musica italiana. Bellissima questa canzone, Come profondo è il mare, la versione ricantata anche dai Tiro Mancino, una canzone bellissima di Lucio Dalla. Ma prima di continuare a parlare anche con il nostro Don Davide Bruno, ho un messaggio per voi. Messaggio promozionale. Torna il Lumitec con una grande novità, l'outlet dell'illuminazione con sconti fino al 70%. Da Lumitec troverete illuminazione per interni, per esterni, per il vostro giardino, per il vostro ufficio. È il momento, approfittate di Lumitec, le migliori marche, le migliori soluzioni. Approfittate di questo nuovo reparto outlet, sconti fino al 70%. Dove si trova il Lumitec? Si trova a Catania, a Lungomare Ognina e a San Giovanni la Punta, in via della Regione 312. Il Lumitec, perché non tutto diventa luce. C'è un'amica che ci ha scritto: caro Don Davide, buondì Paola, sono una di quelle che si sta precipitando al cimitero, sono in diretta con in un paesino che si chiama Mirabella in Baccari, dove sono seppelliti i miei, ma oggi purtroppo è il compleanno di mio marito. Ma come purtroppo? E vabbè, è nato oggi il compleanno di mio marito Salvo Mulassani Motti, mi scrive. Puoi fare gli auguri con la canzone dei Puno, i due nel mondo e nell'anima. Angela da Valverde, la salutiamo, la abbracciamo forte. Ciao, salutiamo Angela. Ecco, salutiamo Angela. L'ironia è un'arma preziosa. È vero. Ma poi dai, oggi vuol dire che ricorderai un giorno importante, e anche con il compleanno di tuo marito. Quindi la canzone arriva, eccola qui, tra poco torniamo. Loro sono i Pooh, la versione riarrangiata quest'anno, ecco, proprio l'anno scorso, stanno lavorando, tra l'altro il loro ultimo concerto a breve anche in Sicilia. Intanto noi due nel mondo e nell'anima. I gemelli diversi in questa giornata 2 novembre, mercoledì 2016. Io trasmetterei tutti i giorni con Don Davide Bruno. Anche io. Ecco, perché qui con noi, tra l'altro, ci sarà una bella sorpresa. La possiamo annunciare? Eh? La sorpresa. Non si annuncia la sorpresa? No. L'annunciamo sorpresa. Questa sorpresa di domenica. Ah, sì. Va bene. Dai. Ok. Dovete sapere che a partire da questa domenica
l'orario ve lo sveleremo domani, le sorprese a poco a poco. Ok? Piano, piano, le sorprese piano. A poco a poco. Piano piano, la domenica... poco poco, come piace a noi, disse qualcuno. Oggi è la giornata anche delle... Delle citazioni, sì. Ma oggi vi annunciamo ufficialmente che a partire da questa domenica ci sarà un appuntamento, chiamiamolo in questo modo, sì, molto bello, dove Don Davide Bruno, il nostro prete metallaro, sarà il protagonista, in quanto ci racconterà e saranno, insomma, sarà un breve momento di riflessione, di messaggi e di perle, ecco, non mi veniva il termine, di perle che ci regalerà sicuramente Don Davide con tutto il suo cuore, perché oltre ad essere simpaticissimo e molto vicino ai giovani, anzi salutiamo anche tutti gli scout della parrocchia San Bernardette, non salutiamo solo. Tutti gli scout, l'oratorio, tutti i gruppi parrocchiali, vedete un po' di marketing, ecco, no, ma grazie poi... Santa Bernadette. Poi sono ragazzi fantastici che fanno questo come missione proprio, quindi sì, bisogna dirlo, ce ne sono tantissimi scout, sia piccolini, e la cosa che mi ha stupito è che c'è anche gente grande che ama essere, perché scout proprio ci si è dentro, no? Sì, la prossima volta Paola ti porto il fazzolettone. Ecco, me lo merito? Sì, te lo merito. Va bene, va bene, allora in diretta anche a me, ho visto l'ufficializzazione di alcuni scout proprio qualche domenica fa da Don Davide, è stato veramente emozionante, molto molto bello. Ecco perché mi ha ancora di più appassionato tutto questo. Va bene, siamo giunti al termine. Domenica mattina, Don Davide, il prete metallaro, su Studio 90 Italia, e tutte le domeniche mattina. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, seguite lui, seguite noi, perché Studio 90 Italia porta bene. Salutiamo? Saluta certo. A tuo modo tuo, dai. Ciao. Ecco, originalissimo. Grazie a tutti, grazie a tutti ragazzi. Ci risintonizziamo. A presto, buona giornata, buon pranzo. Vi benedico. E non siate tristi in questa giornata. Mai, mai, mai. Vi benedico. A domani, ciao, buon pranzo. Ciao, ciao. Abbiamo trasmesso Stelle di giorno. Musica.